Un cordiale buonasera a tutti gli appassionati della pallamano qui alla partita dell'Eppan in Pala Raiffeisen contro il Secchia Rubiera. Sappiamo che chiaramente per la squadra di casa è una partita all'ultima occasione. Se c'è una vittoria si andrà avanti martedì prossimo. Il Secchia Rubiera chiaramente che ha fatto un partitone mercoledì ha già una grande ipotesi sulla rimanenza di Serie A, infatti tanti sostenitori, gli altri, un cordiale saluto agli amici del Rubiera che ci ascoltano e che ci guardano dagli schermi, chiaramente tiferanno per la loro squadra e cercheranno i ragazzi del Rubiera a portare a casa un risultato importante per la società, per loro stessi. E l'Eppan chiaramente deve rifarsi e cercare di fare una partita migliore di quella che mercoledì ha fatto vedere in campo del Rubiera, dove è stata sconfitta nettamente per 9 gol se non sbaglio. Per cui altra partita, altra possibilità per l'Eppan di poter ancora prendere la strada per la rimanenza di Serie A Beretta, stessa cosa chiaramente anche per il Rubiera. Qui al gran completo partiamo con la formazione del Rubiera, col numero 2 c'è Bartoli, il numero 3 Benci, il capitano, il numero 4 Bortolotti Luca, numero 5 Versacos, 7 Santilli, poi c'è il numero 9 Barbieri, il 10 Oleari Luca, il 12 Cavina Matteo, il 13 Bartoli Roberto, il 22 Salati Simone, 30 Bonassi Stefano, 31 Voljuvac, Maxim in porta, il 44 Hila Pasco, il 55 Pagano Robertino, il 66 Patroncini Simone e col 77 Garau. In panchina Galuccio Luca. Poi andiamo alla squadra di casa che purtroppo a causa di tantissimi infortuni, come è successo anche il Rubiera all'inizio di stagione, adesso è molto in difficoltà, soprattutto con i cambi. E c'è col numero 1 Bortolot che già in porta, il numero 5 Plieger Daniel, numero 6 Oberauch Jan Niklas, Singer numero 9, il 10 Pircher Andreas, 11 Branch, 12 Raffel Christian, il 13 Wiedenhofer Alex, il 17 Pircher Moritz, infortunato ma comunque in panchina con i suoi, 18 Moran del Gabriel, 19 Bernard Manuel, il 30 Lazarevic Uroš, 34 Santinelli, il 39 Sepp e il 61 Stankovic. Intanto Bortolotti fa l'1-0 e Rubiera e Malesevic Mile che in panchina all'Eppan, Voljuvac che già ha parato il primo tiro e già si sta scaldando. Ci sono gli arbitri della settimana scorsa che sono Carino e Pellegrino. Già sabato scorso qui abbiamo un gol che non viene dato, non viene dato perché c'è stato un fischio, un errore, una fischiata troppo veloce, non un errore ma una fischiata troppo veloce da parte dell'arbitro. Niente gol, per cui si ricomincia dai 9 metri. Jan Niklas Oberauch, il mancino locale che gioca centrale,
c'è Uroš Lazarević che tira, c'è Voljuvac già pronto, due tiri, due parate del portiere del Rubiera, già si è caldato bene. Oleari che dirige i suoi ragazzi dal centro, adesso è passato Versakov, Pagano, invita la calma l'arbitro, chiaramente i ragazzi dell'Eppan agguerritissimi. Qui c'è un bel blocco di Branch, arriva Jan-Niklas Oberau, si rifiuta di tirare Stankovic, passaggio ottimo di Oberau, Stankovic che gioca sull'ala, e Jan-Niklas Oberau che entra nella difesa, secco il suo tiro, uno pari. Niente, 9 metri, anche se c'è il passaggio velocissimo di Bortolot, 2-1 il risultato. Rubito fermo perché si aspettava un 9 metri, forse anche giusto, non viene fischiato, e la palla veloce a Singer, 2-1. Vediamo se i ragazzi hanno recuperato qualcosa. Branch, arriva Uroš Lazarević in tutta velocità, passaggio bruttissimo suo, contropiede, gol. Fermo tutto, Niklas che non vede la parte destra libera. Due errori in attacco dell'Eppan già in questi 4 minuti, due parate di... E qui un tiro da disperato in volo di Branch. Altra palla buttata di Versakov, c'è Branch che prende cartellino giallo per aver trattenuto Bortolotti a prendere la palla giusto alla decisione. Palazzetto abbastanza pieno anche con i tifosi del Rubiera che sono arrivati. Qui ci sono dei passi. Non fischiati i passi, un avvio un po' complicato anche da parte degli arbitri. Qui Rubiera chiaramente reclama un 7 metri. Vediamo. Partita difficile sicuramente anche per la coppia arbitrale. Palla regalata all'Eppan. ...4-3 il risultato. Palazzetto fortunesco oggi in confronto a settimana scorsa. Wiedenhofer che si trova
sulla posizione del pivot. Dopo la squalifica di Zdjevcevic, Versakov entra bene qui, non viene neanche toccato dalla difesa. Per fortuna per i ragazzi che c'è un po' di fresco nel palazzetto, settimana scorsa era un disastro giocare con quasi 40 gradi. Branch entra, Branch 5-4. Versakovs, Pagano, questi sono i due giocatori di spicco. Palla falsata. Per Branch, subito contropiede. Salva la palla. Branch, bravo, il suo rientro. E tira Lazarević. Peccato per questa traversa che va, palla va a finire sul tetto del palazzetto, per cui rimane in mano del Rubiera. Due pali per Lepan intanto. Adesso arriva Patroncini, si sposta al secondo pivot. Pagano gioca largo, Versakovs, Pagano, e lascia la palla a, e se la prende Bortolotti, si prende questo rimpallo dopo la parata di Bortolotti. Poca fortuna per Lepan in queste in questi ultimi minuti. 6-5 risultato. Trova il rigore Stankovic per una difesa in aria. Jan-Niklas Oberau. Para Voljovac. Riprende Lepan. Stankovic. Passivo para Voljovac. Subito contropiede veloce Oleari e gol per il Rubiera.
7-5. Per le mani di Bartoli questo ultimo gol. C'è Branch di Rosecco, per lui angolo corto, 6-7. Solita giocata, Patroncini secondo pivot, Pagano che si allarga, arriva Patroncini di nuovo qui in ritardo, Stankovic, Wiedenhofer che chiude così così la difesa, giustamente Pagano chiede i 7 metri. Vediamo Uroš Lazarević in velocità, 7 pari. E rigore giusto. In ritardo Uroš, chiaramente che era ritornato. E ci sarà Versakos su Bortolot. Para Bortolot, 1 pari nei rigori per i portieri. Come vi dicevo, Leppan ha pochissimi cambi per far respirare i propri compagni, e per cui sicuramente svantaggiato in questa occasione. Lazarević, angolo corto quasi per Voljovac che tocca la palla. Lotta Leppan, Branch che organizza la difesa. Il passivo segnato, vediamo Oleari in velocità con un passo, non vede Janiklas, non vede Singer, ma c'è Lazarević che combatte fino alla fine. 9-8 il risultato per la squadra di casa. Spinge Leppan e c'è un time out chiesto dal Rubiera. 1 minuto di pausa per tutti noi. Tanti consigli dagli allenatori alle proprie squadre.
Vatel, la conta dell'arbitro e tutti presenti, nessun due minuti fino adesso, gli arbitri tengono in mano bene la situazione. Pagano spinge, arriva Santilli, Versaco da solo, butta via la palla, Singer da solo con una mano, para Bolzovac. Yannick Lasogra, questa situazione si tiene il pivot, che lasciano correre tanto sapendo che ci sarà una partita fisica in campo. Pagano, Versaco, su Santilli, sbaglia Santilli. E qui adesso c'è un due minuti sulla faccia di Lazarevic, che non è sceso come dicono i compagni, lui con i suoi due metri gli va bene a Versacos. Questi due minuti che nelle ultime partite era un sacrosanto rosso da parte degli arbitri, sempre sui falli in faccia. Comunque, se siamo d'accordo, la palla a mano è una un'attività sportiva dura, e per cui se proprio non c'è il fallo chiaro in faccia, capitano questi falli, e i due minuti vanno benissimo perché non si devono decidere le partite. Cattolini rossi finché non ce n'è bisogno. Vediamo cosa fa, non fa niente Stankovic, e Yannick Lasogra riesce a entrare. Niente da fare sull'ala per Stankovic, seconda volta che rifiuta il tiro. Era in 6 in campo, manca il portiere. 10-8 il risultato, come vedete. Bel incrocio di Pagano. Entra Branch, la Spirella si gira su se stesso, fa gol Branch, 11-9, non molla Leppan. 18 minuti giocati, intraveggi Versaco, per cui non doveva esserci un cambio.
e fa gol di nuovo Pagano. Gianna Sonao dà la palla a Gavina, errore madonnale, e subito il Rubiera è di nuovo incollato all'11 pari. Bellissimi di Robertino. E c'è di nuovo un fallo su Uroš che si trova a due difensori. Tutto tiro di Branch, molto centrale, nessun problema per Voljubac. Molti passaggi in mezzo alle mani del Rubiera che rientra in difesa. Questo fallo da dietro, è entrato Jan Niklas Overhaug nella difesa. I soliti due minuti al giocatore del Rubiera. Cavina deve starci benissimo questi due minuti, poteva essere anche di più. Anche se i sostenitori del Rubiera mi manderanno a quel paese adesso, però visto da qui poteva starci anche qualcosina in più, va benissimo i due minuti. Entra Pirher Andreas sulla posizione del pivot. Passaggio di Branch, Dalla, ma poi trova il varco, 12-11, solito cambio portiere, entra Robertino. Pagano che entra, Oleari, bel passaggio, però la palla rimane al Rubiera. Spinge, Pagano arriva, il passaggio al ancora massimo uno o due passaggi, il tempo si ferma, ci sarà la pulizia del campo.
tira su anche la Fece dal parquet. Pagano di 9 metri. Tiro secco nell'angolo, incrocio da lui. Non arriva Vostrov. Non ci arriva neanche. La Vesa a bloccare, 12 pari, 7 minuti. Vediamo fin quando Leppa riesce ad avere le forze. La palla Yannick Lasoverau, c'è Lazzarini, è un tiro parato con Giovanni. Quattro gol per il Baviera negli ultimi 5 minuti, uno per Leppan. Entra questa palla, fortunatissimo Santilli, anzi anche bel tiro, aiutato dal palo.
pivot e entra anche il numero 18, Goran Del Gabriel, giovane promettente dell'Erpa, 16 anni per lui, ormai Alesevic deve buttare in campo tutto quello che ha, un po' di respiro per Lazarevic. Rimane fermo e c'è la parata di, dopo questo errore di Brandt, c'è la parata di Bortolov che salva la squadra del Eppan, solito coperchio, ormai lo conoscete, che si alza sul parquet. Tira Benci, 9 metri per lui, 40 secondi. E passaggio dalle mani di Branch all'angolo, niente da fare per Bortolov. Proprio non è una giornata fortunata per l'Eppan per questi tiri. Tiro secco, va a tirare Stankovic. Sei uomini davanti in difesa. Palla fuori, 12-14, risultato qui in casa dell'Erpa, e attendiamo per i prossimi 30 minuti.
a bite. Woo! Eccoci pronti di nuovo per il secondo tempo. In campo già i ragazzi del Rubiera. Leppan che mette in campo Santinelli. Rimane in porta Samuele Bortolot che ha fatto un buon primo tempo, come anche Voljuvac che ha fatto quella leggera differenza che probabilmente sono quei due gol. Un po' di fortuna in più anche per la squadra del Rubiera nei primi 30 minuti, ma tutto si deve combattere in campo per la fortuna, e per cui il risultato sicuramente giusto. Arbitri bravi anche loro, e si parte per gli ultimi 30 minuti di questo incontro. Yannick Lasoberau all'ala, che come pivot.
4-2, difesa forte, e tiro di Santinelli ancora passivo. Fallo ancora vicino alla testa, intanto si pulisce il campo, si scusa Garau per essere stato troppo duro su Lazarevic. E para la difesa, altro tiro di Santinelli. Un ragazzo per terra che probabilmente ha preso il pallone in faccia, viene chiamato il nostro medico. Si rialza Cavina. Esce per un leggero riposo, entra Bartoli. Che fa un ottimo lavoro in porta del Rubiera. Pagano centrale, Versacos, Pagano, c'è Oleari, passaggio Garau, Pagano, bella difesa dell'Eppa, però entra Oleari, spinge, riesce a entrare, più 3 per il Rubiera. Difesa che fa male adesso l'Eppa. Santinelli, passaggio a Wiedenhofer che in caduta lascia andare la palla, entra 15-15. C'è Wiedenhofer che si prende il giocatore del Rubiera, spinto da Lazarevic, si alza. Nel giro di 20 secondi ha preso la botta sia di Oleari che anche del pivot. Dunque ancora duro questo ragazzo. Leppan che si gioca
in tutto per tutto questa partita, cercando di andare alla gara 3 di martedì. Però intanto è avanti il Rubiera, che con Garau fa un gol strepitoso, e Lazarevic che si viene bloccato di nuovo da Bartoli, difesa alto questo ragazzo locale. Niente, non c'è il fallo per Lazarevic. Para Voljovac, bel passaggio a Garau. Pagano, ottima partita per lui, arriva in velocità, entra e si becca 9 metri. Che gioca con Oleari, aprono il varco per Lala, Patroncino non sbaglia, fa gol Santinelli da fuori. ...14-17, sempre meno 3 per l'Eppa. Vogliono i contropiedi veloci, se no qui la vedo buia. Gioca molto bene il Rubiera con le ali. Qui c'è 2 minuti per Branch, che prende braccio di Robertino Pagano. Si è sentito fin qua il botto, ma difesa sicuramente una difesa dura ma non sleale, perché era lì a tirare. Avrà il segno di Branch sul braccio Robertino. Oleari al centro, Pagano, Versakov, nuovo gioco all'ala. Para stavolta Mokolov. Singer, Yannick Lasovera, Stankovic, Santinelli, va da solo, si fa bloccare dalla difesa. Tutto chiuso. Santinelli rimane per terra. Altro fallo su Lazarevic.
Stankovic in ritardo a entrare qui. Tira Stankovic para Voljubac e se la prende l'uomo di 2 metri, il portiere Borcolot si prende sta palla. Mancano 3 secondi al rientro di Branch. Entra Widenhofer. Non lascia la palla Lazarevic per il pivot. Lascia la palla Uroš Lazarević, che adesso si incavola, testa rossa per lui e fa gol, angolo corto. ...15-17... nelle file e qui difesa di Stankovic sul pivot, bella difesa di Della Rubiera, prova tutto l'Empan, quello che ha a disposizione. Adesso Widenhofer di nuovo pivot, manca chiaramente Stepcevic, fa gol Branch, 16-18. Il pubblico qui a Empan molto leale, sono 2 società. Branch, Yannick Lasoberau da solo, 17-18, meno 1 Empan. Come vi dicevo, gli avversari molto leali in campo, quello che abbiamo già vissuto a Rubiera, una bellissima realtà. Complimenti alla società del Rubiera che per tanti anni ha lavorato e qui prende una traversa Robertino Pagano, è quello più scattante. Si prende la palla, come vi dicevo, l'Empan a Rubiera nell'ultima partita ha avuto 7-8 palloni di rimpalli tutti nelle mani dell'Empan, oggi è proprio il contrario, così è la pallamano. Yannick Lasoberau, alla bellissima. Mancino locale fa il 18-19. Lui che all'andata è stato uno dei pochi ad avere l'animo e il cuore al posto giusto per fare 7 gol. Versakov, Pagano, Oleari. Bloccato. Questa è
veloce, c'è un time out dopo 12 minuti dell'EPA, meno uno, e ci sentiamo fra un minuto. Soffre chiaramente Pierre Moritz, il capitano, in panchina a dare manforte ai suoi, lui che è stato uno dei protagonisti negli ultimi anni come centrale, finché vari infortuni lo hanno bloccato. È di nuovo out, giocano per lui altri ragazzi che fanno un'ottima partita qui a Eppan, tengono risultato che comunque è ancora da giocarsi per la fine. Intanto abbiamo un risultato del Fasano contro il Conversano, 12 Fasano, Conversano 10. Tira fuori Branch, tiro micidiale questo, ma fuori porta. Tenuto questo braccio di Branch, tiro veloce. E c'è Bonassi in campo, e c'è Bortolot, anche lui para. E tira fuori porta un'altra volta Branch, ma becca la difesa, per cui angolo. Singer sull'ala destra, proprio nell'angolo. Terzo tiro e stavolta va in porta, 19 pari, tutto da rifare. Vediamo l'allenatore del Rubiera che già sta prendendo nota per un eventuale time out. 16 minuti, partita durissima qui a Eppan. Palla buttata e c'è il passaggio velocissimo di Boccolot nelle mani di Wiedhofer. Prima volta che l'Eppan da tanto tempo in vantaggio, mi pare era l'11-8, ma c'è Bonassi che butta al vento subito le speranze dell'Eppan, 20 pari. Non si regala niente qui in campo. E brutto tiro di Lazarevic, l'ottavo tiro che viene parato da Poljuvac. Becker pallo stavolta Wiedhofer, 21-20. Mitico Wiedhofer, indistruttibile questo ragazzo. Thank you.
cambi importante dalla panchina del Rubiera, che possono sostituire Bonassi con Versacos, Oleari che gioca su tutte le posizioni. Bel giocatore, complimenti per Oleari. Garau, angolo bellissimo per lui. Questi sono i gol che mancano a Lepan Dalala. Lo fa Uroš Lazarević, che dà l'ultimo sangue in questa partita. Rimane avanti Lepan di 1. Dopo tre passi sbaglia la porta. Lazarević, che vuole fare tutto da solo, non passa la palla. Vediamo fin quando tengono le forze. Ormai qui si gioca solo fra Lazarević, Uberau e Branch, e c'è Singer che prende una palla, e Uberau che entra nel piccolo spazio lasciato da Bonassi. E para Bortolot, fortunato Rubiera a tenere la palla. Un po' di euforia adesso a 23-21 e una. Altra partita qui a Eppan in confronto all'andata Rubiera, ma penso che tutti gli affezionati del Rubiera se l'aspettavano che almeno l'Eppan desse l'ultimo sangue in questa partita decisiva per andare alla gara 3 o per ritornarsi in A2, per vedersi ritornare in A2. Una società che ha lottato tutto l'anno con tanti problemi, come del resto tutte le società che svolgono questo playout come guerrieri fino all'ultimo. Invasione. Bortolot che nel secondo tempo fa la differenza del risultato. Branch, cioè Lazarević, che fa un gol con tiro fiacco ma invisibile per Voljovac. 24-21 e ci sarà Sergi. Adesso ci vogliono i miracoli di Bortolot Samuele, che tiene tiene in ballo l'Eppan
e chiede ai suoi compagni di usare la testa. Peccato per una di queste due società, due realtà della Serie A, che dovranno lasciare. E c'è Voljubac che para Wiedenhofer, tira male, con troppa fretta Alex Wiedenhofer. E qui Stankovic, che è a riposo, non usa la testa, si fa scappare il pivot. Più due Eppan ancora. Bella giocata sul pivot. Lazarevic, Yannick Lasoberau, lui quello che lotta al centro. E bella parata di Voljubac, che si aspettava questo tiro da Branch. Tanto 9 metri, Versakovs che spinge fino all'area, rimangono i 9 metri. Dieci minuti caldi ancora qui al Pala Raiffeisen. Intanto vediamo se Lepan riesce a tenere ancora un risultato questi ultimi 9 minuti. Che dà l'ultima goccia che ha in corpo. Nove metri giustissimi. Sbaglia l'angolo. Veramente fino adesso gli arbitri all'altezza di questa partita difficilissima. Anche della partita importantissima a Fasano. Fasano avanti ancora di un gol. Scusate, era l'intervallo adesso. E c'è uno sfondamento di Branch. Si becca un 2 minuti per aver trattenuto la palla della ripresa veloce del Rubiera.
complimento a lui che lotta come un leone in questa partita. E adesso chiaramente tempi duri di squalifica o di penalità per Branch e una difesa apertissima, infatti c'è già subito Santilli pronto a fare il meno uno. Lazarevic preso a uomo, Santinelli che entra in centro. Si libera. Oberau bloccato sul braccio. Lazarevic che col suo classico tiro da 9 metri spinge, va per terra. Pulizia del campo. Il classico tiro di Lazarevic. Versakov già pronto a prenderlo. Da dietro c'è la parata di Voljubac e subito Garau che si prende la palla del 25 pari, quasi Stankovic la prendeva. Ricominciamo da capo, 5 minuti e il Rubiera è tornato al pari. Che fa un altro fallo su di lui, ci sarà un 2 minuti penso su Cavina e un rigore. Tempo fermo, 5 minuti, rosso blu per Voljubac che non capisce più. Scusate, io non ho visto questo fallo, pensavo ci fosse stato Cavina, che invece è lui quello che dovrà andarsene. Non capisce più il mondo, ma lui ha già fatto tutto in questa partita. Ci sarà un altro portiere, ci sarà il 22 Salati, ottimo anche lui. E Voljubac dice che era fermo, non ho visto bene questo fallo, gli arbitri sono d'accordo. Chi ha visto potrà dare giudizi. Salati che ci saranno 5 minuti di fuoco, il tempo fermo, ma i suoi compagni adesso spingeranno ancora di più in difesa dandogli una mano, e per cui non si può parlare di nessun vantaggio per l'EPAM.
intanto è lì per cercare di parare il rigore a Oberau. Oberau fa gol. C'è 6 contro 6. Il meglio del meglio nelle file del Rubiera. Oleari, Pagano, Oleari, Pagano, da solo, ma lui di solito prende quell'incrocio che ha già preso 3 volte in questa partita. 26-25 il risultato Oleari tira, para Bortolot. Oberau, Lazarevic, e time out chiesto da Malesevic. Minuti e 15 qui al Pala Raiffeisen. Ricordiamo che al Rubiera basterebbe anche il pareggio per passare il turno, visto che hanno già vinto in casa. Yannick Lasoberau. Arriva Singer. Singer che si trova Salati. Però l'angolo non era da tiro. Salati che fa una parata importantissima per la sua squadra. Singer sbaglia, ma non era un gran angolo per lui. Adesso ci vogliono 2 minuti di difesa e subito Garau pari. Passa intanto così con questo risultato il turno il Rubiera. Vediamo chi si prende la responsabilità. Branch che becca la difesa e poi Salati
come vi dicevo, non è calato per niente il livello del portiere. Pagano che si lamenta col pivot, sentito un minuto ancora, se c'è gol sarà difficile per l'EPA. Chi lo fa e lo farà, penso solito Pagano, no, para Popolot e si becca un 7 metri Versakovs, che andrà lui a tirare. Se c'è gol passerà il turno il Rubiera, fortunato di prendere la palla in mezzo alla difesa fra Wiedenhofer, e adesso ormai ci vuole il miracolo di Bortolot, se no la partita finisce qui e ci saranno solo più 50 secondi o poco meno per fare due gol per l'EPA. Versakovs, forse il rigore più importante dell'anno per lui. Di Krasoverau che tira, arriva Brancic, fallo su di lui, 30 secondi, ci vogliono due gol, impossibile, c'è un palo, un gol di Santinelli, 40 secondi, tempo fermo, 21 secondi scusate, la lancetta segna 39, parità. Garau va da solo, c'è, si blocca il tempo, c'è un time out chiesto dal Rovira, chiaramente 16 secondi ancora. E all'ultimo minuto di questa partita a riposo. Tutto campo adesso, i ragazzi del Rubiera devono solo tenere ancora la palla per 10 secondi. Pagano e Versakovs sono due, 9 metri. Tiene la palla Garau, palla buttata via, ancora un secondo e tiro e finisce qui, finisce il Rubiera dopo che ha fatto un fallo su Singer. Alla fine passa il Rubiera col 27 pari, l'Epan non la fa, perde questo contro
in pareggio, ci sarà stato sicuramente una discussione, ci sarà, perché non è stato possibile riprendere la palla dopo il fischio dell'arbitro. La mancata di distanza significherebbe un rigore. Perde la testa uno spettatore, anzi uno della società, che si incavola perché non gli è stato dato il rigore a Leppan dopo che c'è stata la mancata ripresa. Comunque passa il turno Rubiera, Leppan perde in casa questo incontro 27 pari e pertanto ritorna in A2, si salva il Rubiera. Complimenti alla squadra ospite che ha lottato e ha fatto un'ottima partita, anche il secondo portiere che poi ha tenuto la squadra. Io vi saluto dopo 37 anni e un abbraccio da Ricci.